Oggi prepariamo un buonissimo risotto con zucchine e gamberi. La ricetta è di Antonino Cannavacciuolo. L'ho visto fare in TV e siccome mi sembrava buonissimo, ho voluto provare. Per prima cosa dobbiamo preparare il fumetto di gamberi. All'interno di una pentola andremo a mettere 700 ml d'acqua. Aggiungiamo all'interno gli scarti dei gamberi e una cipolla con la buccia. Ovviamente la cipolla deve essere ben lavata e togliete l'estremità che contiene un po' di terra. Portiamo il tutto sul fuoco e facciamo cuocere finché non otteniamo un bel brodo di colore scuro. Prendiamo i nostri gamberi, li puliamo per benino e in seguito li andremo a mettere sopra una pellicola. Con un baticarne li schiacciamo poco a poco. Antonino nella sua ricetta ha utilizzato i gamberi crudi, io però vado a cuocerli perché non mi piace mangiare niente crudo. I gamberi sono pronti da cuocere. Ecco qua, il brodo è quasi pronto. Vado a mettere un pizzichino di sale e un po' di pepe, così non dobbiamo condire dopo il nostro risotto. In seguito prepariamo la crema di zucchine. All'interno di un pentolino mettiamo un goccio d'olio e 3 zucchine romanesche tagliate a pezzettoni. Facciamo rosolare un attimo e copriamo con dell'acqua. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per circa 5 minuti. Devono solo ammorbidirsi un pochino. Intanto all'interno della padella dove andremo a fare il risotto mettiamo un filo d'olio e facciamo scottare i nostri gamberi. Vanno cotti veramente pochissimo, circa un minutino. Una volta che i gamberi sono pronti, li mettiamo su un piatto e copriamo con della pellicola. Gamberi pronti, non ci resta che tostare il riso. Lo facciamo rosolare per qualche minuto. E adesso non dobbiamo fare altro che aggiungere poco per volta il brodo che abbiamo preparato prima. Iniziamo aggiungendo il brodo di gamberi e dopodiché andremo a mettere anche la crema di zucchine. Prima di frullare le zucchine ne tolgo 2 che utilizzerò per la decorazione. In seguito, con l'aiuto del frullatore ad immersione, vado a rendere il tutto una bella crema. Se serve, possiamo aggiungere anche un goccetto di brodo. Frulliamo bene finché non otteniamo una crema bella vellutata. Per Adesso non dobbiamo fare altro che alternare la cottura del risotto aggiungendo crema di zucchine e brodo di gamberi. Mi raccomando, tenete da parte un bel mestolo di crema di zucchine da utilizzare alla fine, perché questo ci consentirà di ottenere un risotto di un colore bello verde. Cuociamo per il tempo indicato nella confezione del riso, che di solito va dai 15 ai 20 minuti più o meno per un risotto.
La fine cottura, quando il riso è praticamente cotto, andremo ad aggiungere un pochino di crema di zucchine a crudo. E il nostro risotto è pronto! Ora non dobbiamo fare altro che impiattarlo. E guardate che meraviglia, ragazzi! Lo sistemiamo bene bene sul piatto, decoriamo con le zucchine che abbiamo tenuto da parte, i nostri gamberi e una fogliolina di basilico. Se provate a fare questo buonissimo risotto con zucchine e gamberi, lasciate un commento qua sotto con la vostra opinione. Vi ringrazio e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!